Allora, per quanto mi piaccia usare Mike, e soprattutto la sua abilità di salto non mi dispiace, colpire giocattoli in volo è abbastanza fastidioso. Quindi, magari, giusto per questo livello, proviamo ad utilizzare di nuovo Io sono il Sally. mostro! Ed eccoci arrivati. Allora, Sally, prima di tutto, ok, tu non hai l'abilità del salto, però il tuo salto mi sembra più alto. E soprattutto va più in lungo. Ottimo. Già questo è un'abilità in più. Allora, bambino. Preso. Bambino giallo. Dobbiamo aspettare un attimo prima di prenderlo. Andiamo a fare il giro per tutto quanto il deserto a raccogliere tutti quanti i barattoli prima di agire. Lo scorpio martello. Il nuovo titano di Crash of the Titans. Già ci sono le monete, quindi prendiamole. Ah, ecco, già due. Questo è è apparso dal nulla. Aspetta. Quello cos'è? Un drago di comodino? In ogni caso è morto. Ottimo. Come ho detto, Sally ha il fatto dalla sua di poter colpire in modo più ampio i nemici. È un pelo più lento nell'attaccare, Mike è molto più veloce sia con la rotolata sia con il balzo, però aia. Dicevo, Sally almeno negli attacchi in salto riesce a colpire una vasta area e appunto i giocattoli essendo piccoli è più facile colpirli così. Prendiamo intanto tutti quanti i... Oh, non ci arrivo? Sì che ci arrivo. Dicevo, tutte quante le medaglie, se la telecamera... Aiuto! Dicevo, se la telecamera non ci viene contro... Ecco qua. C'è un po' di continuo salta e risalta per queste zone. Ecco qua. Qui. Altra medaglia. Tra l'altro, credo di aver scoperto un mezzo trucchetto per fare un altro salto in più. Se tu salti e poi aspetti un attimo e poi risalti, ti rifai il salto in aria come se stessi facendo un triplo salto. Vediamo, guardiamo. Allora, uno e due, tre. Vedi? Tre salti. Hai capito. Dunque, lì c'è un'altra medaglia. Che, nonostante io ci arrivi, c'è un muro invisibile. Perfetto. Prima di spaventare tutti i bambini, appunto, prendiamo, come dicevo, tutta la melma e tutte quante le medaglie disponibili. Ecco qua. Saltiamo sul trampolino. Dunque, ci manca solo questa zona e poi possiamo pensare di spaventare i bambini, se non fosse che il pavimento ci scompare da sotto i piedi appena ci avviciniamo alla roccia. Ecco qua. Dunque, vediamo, a parte la moneta lì, credo di averle prese tutte. E siamo già in rosso, perfetto. Ci manca poco per arrivare al rosso completo, ma mi sa che non ci arriviamo. Ci avviciniamo, ma non ci arriviamo, esatto, ci manca veramente pochissimo. E non mi sembra ci siano altri barattoli, quindi... Robottino arancione, vieni qua. Fermati. È volato via. Fermo. Maledizione. Ah. Fermo lì. Come vola. Questa già è più decente come urlo. Questo non molto credibile. Questo già più spaventoso. Ecco fatto, grazie. Ok, fermo lì. Questo ci può stare. Questo è un pelo ridicolo, ma ci sta. Questo un pochino meno credibile. Ok. Andiamo a schisar butù, come direbbero i bergamaschi qui. Occhio e fulmine. Ok, l'occhio l'ho visto poco fa, è questo qua, perfetto. E il fulmine invece è questo qua sotto. Ed è quello blu, perfetto. Vieni qua tu con quel palloncino.
Ecco, fatto. Dio mio. E la prima fiammella accesa. Poi secondo giro. Sole, scarabeo. Ok, sole, scarabeo, onda o tentacolo. Sole, scarabeo, tentacolo. Sole, scarabeo. Allora, quella è la fiamma. Sole, scarabeo, tentacolo. Allora, sole. Ecco qua. Scarabeo, eccolo qua. Tentacolo là sopra. Eccoci qua. Beh. E via col bambino verde. Con il nasone gigante. Molto credibile. Seconda fiammella accesa. Intanto attiviamo la terza col cadavere del robottino qua davanti. Fuoco, occhio, luna, occhi. Fuoco, occhio, luna, occhi. Allora, fuoco era... non questo, ma quello là in fondo. Fuoco, occhio, luna. Ecco qua, ehi. Luna e... occhi. Beh. Ecco qua. Dove vai? Stava volando. Questo già ci sta come urlo. Questo fai cagare sotto un neonato. E con questo, per qualche arcana ragione, volava. Questa è una citazione al film. Faceva davvero... Bene, sì. Ottimo. Riecco la porta e... prima di uscire, prendiamo un ultimo barattolo. Ok, ancora qualcuno. Ed ecco qua, un'altra vita. Non che ci serva. Però, perché lasciarla indietro? Eccoci nella prossima zona, l'oasi. Con una bella musica. Ehi, bella, fratello. C'hai mica due spicci, devo tornare a Milano Centrale. Ma, ho tirato uno schiaffo al serpente... è ancora vivo, poverello. Allora, di qua non si passa. Di qua, altro serpentello. Ecco, fatto. E raccogliamo tutto quello che vediamo. Allora, aspetta. Ho visto, lì c'è un bambino. Qua c'è un'altra pedana da schiacciare. Ma prima di farla, direi di raccogliere uno, tutti quanti i barattoli in giro. Poi di prendere anche tutti quanti gli oggetti tipo monete e simili, che già riusciamo a fare. Perfetto. Qui nell'acqua non si cade finché non vediamo il cartello. Ecco qua, lì c'è un altro bambino verde che sta facendo un castello, quindi noi non lo disturbiamo per il momento. Ecco qua. E prima appunto di farlo, visto che già siamo in verde, andiamo a raccogliere tutto quanto. Allora, aspetta. Come vedete, tra l'altro, Sully fa dei salti più alti di Mike Wachowski. Il problema è che almeno Mike aveva quella piccola abilità di rimanere in aria un pelino di più, e non era male. Allora, lì c'è una palma che scende. Lì c'è un serpente, lì c'è una moneta. Ok, allora, calmi tutti. Facciamo le cose con un attimo di ordine. Ecco qua. Quanto veloce. Ma non è che c'è... no? Pensavo un passaggio segreto io già. Allora. Ehi. Consigli, usa la visuale soggettiva per guardarti intorno. Potresti vedere un buon punto in cui saltare. Sarebbe buono se si vedesse qualcosa oltre ste foglie. Vabbè. Almeno siamo caduti qua, dai. Non male. Già un risultato. Vieni qua. E addio lo scorpione. Dunque, allora lì c'è una grotta. Quindi prima di entrarci rientorniamo indietro. Tra l'altro,
qua noi ci possiamo arrivare anche senza dover fare la rampa. Cioè la rampa serve per arrivare là sopra, per carità. Però tra l'altro questa zona ho già visto prima un pezzo più in alto. Non possiamo ancora completarla come lo scorso episodio. O meglio, possiamo fare tutti i bronzi, per carità, sì. Però non possiamo fare tutti quanti i oro e argento subito. Come vedete qua c'è questo atomo che tra l'altro non ho mai capito perché di questo oggetto fatto così. Capisco il trampolino, capisco la pedana per andare veloce, ma questo non l'ho mai capito. Boh, comunque quell'atomo lì ti indica il fatto che c'è bisogno di un'altra abilità prima di proseguire. Intanto ecco qua, prendiamo calmo. Allora, lì c'è un bambino arancione. Qua c'è una grotta. Allora, aspetta. Non mi servono, però se riesco a prenderli sono contento. Ecco qua un altro rosso. Ecco fatto, calmo. Non vale la pena cadere per prendere un altro barattolo. Però vale la pena scivolare sul tappeto. Abbiamo bisogno di completare anche la prossima zona, quella invernale, per poter completare al 100% sia questa sia appunto dopo quella invernale. Io salto di qua, perfetto. Perché? Perché qui abbiamo bisogno dell'ultima abilità, dell'ultimo oggetto che ci sblocca appunto la zona invernale. E ovviamente la zona invernale devi sbloccare l'oggetto che c'è in questa. Quindi di conseguenza prima ti fai questa e poi ti fai le altre. Già che siamo qua in alto, facciamo già il bambino arancione. Ecco qua. A posto. Già uno di quelli difficili l'abbiamo fatto. E ok, questo è andato. Dov'è la palma? Ma io ci arrivo con un salto qui, sì. Perfetto, calmo. Non fare cose azzardate. Vabbè che tanto mi sa che da qui posso fare poco e altro. Ecco appunto. Quanto siamo? Ah, 6 medaglie, perfetto. Allora, cerchiamo di prendere il barattolo. Ottimo. Non era necessario prenderlo il barattolo, però... Ok, ora cerca di non cadere giù dal tappeto. Ma c'è un muro invisibile qua? Perché c'è un muro invisibile? Calmo. Comunque, dicevo, andiamo a fare l'altro bambino arancione. Non so perché qualche motivo il tappeto aveva una hitbox invisibile che ci rendeva difficile il salto. Ok, prima di fare questa pedana qui, entriamo nella grotticina che abbiamo visto dall'alto, ovvero questa qui. Dobbiamo quindi risalire senza cadere qua. Ed ecco la grotta. Vediamo che cosa nasconde. Allora, una pedana e una vita, perfetto. E altri barattoli che forse ci bastano per arrivare al rosso. Perfetto. 19 vite, con quella facciamo 20. Dunque c'è anche un UFO. Andiamo. Ah, lì c'era un barattolo rosso, ma ormai siamo arrivati al 100%, non ne abbiamo più bisogno. Ok, abbiamo alzato la grata del bimbo blu. No, ma come? Ma ero arrivato, ero già lì. Che cavolo. Vabbè, aspetta. Forse... Aia. Ecco qua, dicevo. Forse dovevo distruggere prima il serpente e anche l'astronave. Sai cos'è? Il problema di Sully è che prende più danni. Nel senso, non più danni di numero, proprio... Come faccio a risalire? Eh sì, non posso risalire a meno che non faccio di nuovo il giro. E usciamo dalla grotta di prima, perfetto. Tra l'altro lì c'è ancora un'altra vita. Ci arrivo, dite? No, o forse sì. Sì, ci siamo arrivati. Dicevo, per sbloccare la grata dovevamo prima distruggere i giocattoli. Riattiviamo il bottone. Ecco qua, vai, 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 corri, corri.
Corri prima che per qualche arcano motivo si abbassa di nuovo. Ecco qua. X. Andata. Siamo a 3 bambini? Sì, perfetto. Ora, in teoria, se noi facciamo Simon 6, dovremo comunque... Posso uscire di qua? Posso uscire di qua? Aspetta, aspetta, ho visto una vita. Ecco. Ma io posso rientrare? No, è solo una magia unilaterale. Dicevo, se facciamo Simon 6, ora dovrebbe apparire, in teoria, 3 robottini. Arancione, blu, rosso. Arancione, blu, rosso. Eccolo qua, si è teletrasportato. Fermo lì. Ecco qua. E il primo geyser è andato. Ora, prossimo. Sarà uguale o cambierà la sequenza? Rosso, giallo, blu, arancione, rosso, giallo, fermo, blu, arancione. Perché si perché non è andata? Ok, questa è scusami, non ho capito perché non è andata. Forse se ci metti troppo... No, non mi sembra di aver sbagliato. E non mi sembra di averci messo così tanto tempo. Ecco qua. No, sta annegando. Comunque ci si mette molto più tempo già in questa mappa per fare tutti quanti gli obiettivi, eh? Ed ecco di nuovo l'uscita. Allora, come prima di uscire, aspetta, ecco qua, facciamo anche l'ultimo Simon. Arancione, rosso, blu, verde, arancione, arancione, rosso, blu, verde, no! Ah, ha funzionato, che culo! Per qualche motivo è andata senza intoppi. Ecco qua. Per fortuna, già quelli difficili ce li siamo già levati. Di nuovo sta affogando. Ed ecco qua, terzo geyser. Ora possiamo di nuovo uscire. Eccoci qua.